Il tema che tra poco leggeremo è stato scritto da Padre Pio quando aveva circa 17 anni ed era chierico nel convento di Sant'Elia a Pianisi. Come vedremo, è un tema molto umano, un tema da cui emergono la sofferenza, il dolore di un figlio che piange la morte della mamma, ma anche dei suoi fratelli e delle sorelle, cioè di un povero uomo che è rimasto solo, perché la morte gli ha portato via tutti i suoi affetti più cari. Dal tema vedremo come emerge la compassione di Padre Pio per il dolore della persona che prova per la morte dei suoi cari, ma anche la fede che apre alla speranza e che apre alla vita oltre la vita, alla vita oltre la morte. Ma leggiamo il tema di Padre Pio. Anselmuccio, scrive Padre Pio, figlio di un povero calzolaio, conta appena 12 anni e non ha più nessuno, né padre, né madre, né fratelli, né sorelle, nessuno. Tutti, l'un dopo l'altro, gli sono morti ed è rimasto solo, solo in casa. Egli, per scampare la vita, è costretto ad andare da mane a sera in uscio a chiedere un po' di carità. Il giorno di tutti i fedeli defunti, continua Fra Pio, non sa tenersi in pace in casa sua. Pensa e ripensa soprattutto alla cara sua mamma, morta gli pochi mesi addietro, e questo funesto pensiero lo commuove sino alle lacrime. Accesosi pertanto il povero Anselmuccio del desiderio di versare quelle lacrime sulla tomba della povera genitrice, si risolve di recarsi al cimitero. Il sole non è ancora del tutto apparso sull'orizzonte quando questo desolato figliuolo esce di casa per recarsi al cimitero. Povero figliuolo, ha indosso un vestito tutto lacero, capo scoperto, piedi nudi, occhi pieni di lacrime, viso pallido come la morte. Tutti commuove, tutti fa piangere. Egli, più si avvicina al cimitero e più nel petto gli si accresce l'affanno. A cancello di quel sacro recinto si sente quasi mancare l'animo d'entrarvi e vorrebbe voltarsi. Tanto è il dolore che gli martella il petto. Ma fattosi animo vi entra. Qui, gittatosi in ginocchioni con la faccia per terra, bacia e ribacia quella sacra tomba che racchiude in seno le ossa della mamma. Oh, quanti ricordi si affacciano alla mente di questo povero orfanello. Ora sembra di vedere la mamma che lo bacia, ora che lo accarezza, ora che gli dà dei bei consigli, ed ora pare che gli dicesse: Anselmuccio, hai fame? Hai sete? Tutti questi, adunque, sono i pensieri che affollano la mente di questo sconsolato figlio. Infine Anselmuccio rivolge gli occhi al cielo e fa questa breve preghiera. O mio caro Iddio, voi mi avete tolto l'unico tesoro che avevo, sia fatta la vostra santissima volontà. Ora però piacciavi di accogliere nel vostro regno la sua bella anima. Che parole di grande fede che commenteremo insieme domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!